salesiano qui a Roma al Borgo Ragazzi Don Bosco. Entriamo nella terza parte di Animazione e Governo della Comunità, il servizio del direttore salesiano. Il direttore è la missione salesiana condivisa, un cuore grande come le sabbie del mare. Una prima parola la chiediamo al consigliere generale per la pastorale giovanile, Don Miguel Ángel García. Don Miguel Ángel, la terza parte inizia con il capitolo sulla comunità educativo-pastorale, un termine familiare nel vocabolario salesiano. Aiutaci a cogliere la sostanza dietro le parole, ad andare al cuore di questa realtà così come oggi viene percepita. La risposta è già dentro la tua domanda. Mi chiedi, Tommaso, di andare al cuore. Ecco, cosa è la CEP? La CEP è il cuore che dà vita, che animo tutto l'organismo della presenza salesiana sul territorio. Siamo nati così. Così era la vita del primo oratorio di Don Bosco, che ha fatto dei giovani i principali protagonisti, come ci ha ricordato il Papa Francesco scrivendo al capitolo generale 28. Il capitolo generale 24 è il capitolo che ha dato maggior risalto a questo cuore, definendo la CEP come l'insieme di persone, giovani, adulti, genitori, educatori, religiosi e laici, anche i rappresentanti di altre istituzioni ecclesiali e civili e appartenenti anche ad altre religioni, uomini, donne di buona volontà che operano insieme per l'educazione e l'evangelizzazione dei giovani, particolarmente i più poveri. Il quadro di riferimento per la pastorale giovanile ci ricorda che la CEP è la forma salesiana di vivere, la forma salesiana di attuare, organizzare la pastorale, più che una nuova struttura, una forma di gestione, una forma di organizzazione. Se già in questo capitolo generale 24 era chiaro che questo è l'unico modello praticabile nelle condizioni attuali, immagina, tanto più oggi è evidente che questa è l'unica strada da percorrere. Per far sì che il sistema preventivo, il dono che è Don Bosco per i giovani e per la gente, sia oggi vivo e portatore di vita. Questo significa che siamo chiamati ad educare, evangelizzare comunitariamente ed esige un cambiamento di mentalità nelle persone e nell'impostazione dell'opera. La CEP richiede partecipazione, corresponsabilità, lavoro in equipe, condivisione di valori, anche criteri e obiettivi attorno ad un progetto condiviso. Una comunità che educa ed impara. Se così i rapporti tra le vocazioni di laici, religiosi, sacerdoti si ispirano alla stima reciproca, al dialogo, al rispetto, nell'azione educativa pastorale spesso questa fiducia reciproca dà luogo a collaborazioni e coinvolgimenti positivi, ricchi anche di esiti promettenti. E non dimenticare, Tommaso, i giovani sono soggetti attivi e protagonisti nella misura in cui crescono nella condivisione della nostra missione salesiana. La testimonianza della comunione è così importante per parlare ai giovani oggi. Giusto, le nostre CEP hanno bisogno che i diversi doni nella loro diversità sappiano diventare uno solo. La corresponsabilità è la conseguenza e la modalità del nostro essere Chiesa. Nicoletta, da diversi anni lavori e vivi con i giovani più cari al cuore di Don Bosco, quelli che incontrano maggiori difficoltà. Aiutaci a scoprire meglio il volto di questa realtà. Il Borgo è una realtà complessa che richiede un coordinamento capillare molto attento. Esistono tre diverse CEP. La CEP dell'oratorio, centro di aggregazione giovanile, la CEP del centro di formazione professionale e la CEP dell'area emarginazione e disagio, che si occupa dei ragazzi più in difficoltà e che, a cui finalmente abbiamo cambiato il nome e abbiamo messo il nome di area rimettere le ali, per indicare proprio che è un'area che si occupa di rilanciare e far volare i ragazzi più in difficoltà. Queste tre CEP lavorano come dei cerchi concentrici con delle aree di autonomia e delle aree di sovrapposizione
tali che tutte e tre insieme compongono l'unica grande CEP del Borgo Ragazzi Don Bosco. Nel testo, al numero 121, c'è una citazione di Don Vecchi che anche nel parte del capitolo generale 25. Che cosa intendiamo per nucleo animatore? È un gruppo di persone che si identifica con la missione, il sistema educativo e la spiritualità salesiana e assume solidalmente il compito di convocare, motivare, coinvolgere tutti coloro che si interessano di un'opera per formare con essi la comunità educativa e realizzare un progetto di evangelizzazione ed educazione dei giovani. Corrisponde alla fotografia di chi anima il Borgo Ragazzi Don Bosco? Aver chiaro cosa si intende per nucleo animatore è fondamentale per noi qui al Borgo. Immaginate queste tre grandi CEP, queste tre gruppi di persone, 10 formatori, una quindicina di animatori più una famiglia, 10 tra psicologi ed educatori che lavorano insieme e che hanno il compito di convocare, motivare e coinvolgere solidamente tutto il resto della CEP, ovvero adulti, giovani, volontari, volontari in servizio civile, famiglie, famiglie affidatarie, aziende, personalità delle istituzioni, persone di altre religioni, tutte le persone, uomini, donne di buona volontà che abbiano voglia di mettersi a disposizione dei nostri ragazzi. Immaginate quindi che ricchezza inestimabile che va curata, sostenuta, promossa con una forte intenzionalità. Finalmente incontriamo un direttore salesiano in carne ed ossa, non solo nelle pagine del testo, è anche il mio direttore, Don Daniele Merlini. Il testo ha una qualifica speciale per noi salesiani. Siamo chiamati come punto di riferimento carismatico. Come possiamo interpretare oggi, a cominciare qui dal Borgo Ragazzi Don Bosco? Beh, è chiaro che come salesiani, come religiosi, facciamo parte del nucleo animatore insieme ad altri laici, che abbracciano questa missione, la spiritualità, e a noi viene chiesto di essere questo punto di riferimento carismatico, in particolare che significa essere il Don Bosco oggi qui, in questa parte del mondo, in questa parte di Roma, nella periferia di Roma, e ce lo chiedono gli stessi laici. Significa garantire che la spinta pastorale, per esempio, del Borgo Ragazzi Don Bosco sia sull'indirizzo dato da Don Bosco, quello dei giovani, specialmente i più poveri. E i laici ce lo chiedono, ci dicono di orientare anche, perché siamo noi che riceviamo questa tradizione e la vogliamo portare e la viviamo con la nostra testimonianza. Tanto che anche il vivere insieme è la prima testimonianza carismatica che diamo a tutta la comunità e ai laici. Qui abbiamo tante professionalità all'interno del Borgo Ragazzi Don Bosco, tanti laici formati, educatori professionali, psicologi, assistenti sociali, tanti volontari che hanno vissuto qui una vita, però tutti chiedono che i veri specialisti del sistema preventivo e del carisma siano i salesiani. Una grande forza di una comunità educativa pastorale, di quella del Borgo e del nucleo animatore, è il riconoscimento reciproco delle diverse vocazioni, la complementarietà nel vivere la propria vocazione religiosa, al ministero sacerdotale, alla vita familiare, la vocazione laicale al servizio dei giovani. Permette di offrire ai ragazzi, ai giovani che entrano nel nostro ambiente, un'esperienza viva, un'esperienza completa, perché ogni ragazzo ha dei punti di riferimento a cui rifarsi, con cui confrontarsi. Per i ragazzi che vivono l'esperienza del prenoviziato, di cui il Borgo è sede, che cosa significa vivere un anno in questa comunità educativa pastorale? Beh, i giovani che vengono a svolgere il loro anno di prenoviziato qui al Borgo Ragazzi Don Bosco si confrontano con una comunità sicuramente complessa, variegata e con le diverse vocazioni che questa comunità esprime. E è bello come possano camminare e confrontarsi proprio
con i laici, con la loro vocazione familiare, con le donne che sono anche in ruoli apicali della nostra organizzazione. Ecco, con tutti c'è questo scambio e la comunità religiosa vive di questo scambio, così come il prenovizio che viene a vivere con noi. Il vivere questa comunione, che non è sempre così facile come possiamo dirlo, crea anche, no, tutte delle dinamiche particolari, però è possibile dall'accettazione vicendevole, dal camminare insieme con una idea chiara di fondo, che condividiamo una missione bella che ci dà il Signore attraverso Don Bosco, quello di essere educatori e evangelizzatori dei giovani, specialmente i più poveri. Facciamo un passo in più dentro la CEP con l'aiuto di Renato, cresciuto qui al Borgo Ragazzi per diventare poi membro dell'equipe del Dicastero di Pastorale Giovanile. È papà di Irene e di Emanuele che sta per arrivare. Ora lavora a Bruxelles nel Don Bosco International, ufficio che rappresenta i salesiani di Don Bosco presso le istituzioni dell'Unione Europea. Renato, una sigla che accompagna la CEP è il PEPS, il progetto educativo pastorale salesiano. Pochi nel mondo hanno conosciuto, lavorato con e accompagnato così tanti progetti educativi pastorali come tu hai fatto. Ci aiuti a decodificare il PEPS? Credo che il punto di vista giusto per capire il PEPS sia proprio questo cortile, con i suoi ragazzi, gli educatori, i salesiani. Il PEPS è ciò che crea la differenza tra questo cortile e quello che si può incontrare in una piazza, fuori. Qui, con pazienza, ci si è accordati insieme. I cuori, cioè, sono entrati in sintonia e insieme guardano verso una stessa meta. Pur muovendosi ciascuno con il suo passo e alla sua velocità, c'è una direzione comune verso cui si cammina e ognuno mette la sua parte. Sono questi volti, queste persone concrete con la loro storia. Insieme si danno da fare per valorizzare al meglio i doni che, come ragazzi, giovani, adulti, anziani, si hanno da condividere, per nutrire e far crescere la vita di tutti in questo ambiente. Quello che succede a livello di presenza salesiana, come qui al Borgo Ragazzi, è anche ciò che si incontra, fatte le debite proporzioni, nella progettazione a livello ispettoriale, e in ambiti sempre più ampi, per i progetti che hanno un respiro e una portata regionale o continentale o anche mondiale. Il PEPS non è tanto un documento, quanto piuttosto il processo che si fa insieme, con la condivisione di energie e talenti a favore dei giovani e della loro salvezza, parola che è così frequente nel vocabolario usato da Don Bosco. È una forza di comunione tra persone di diversa cultura, età e, non di rado, anche di diverso credo religioso. Diventa una formidabile profezia di comunione e missione giovanile per la Chiesa e per il mondo. Renato, se dovessi esprimere in una specie di carta d'identità le caratteristiche più importanti del progetto educativo pastorale salesiano, quale sceglieresti? Innanzitutto penso che il PEPS sia un cammino di discernimento comunitario costante. Poi richiede una disponibilità all'ascolto della realtà e della voce dello spirito per sognare e crescere insieme. È un processo in cui una comunità educativa e pastorale riconosce insieme i segni dei tempi, li interpreta alla luce della vocazione ricevuta e infine compie scelte, continuando a monitorarle e verificarle periodicamente, affinché l'oggi dei giovani possa essere migliore di ieri e il domani migliore di oggi. Ultimo capitolo, una comunità aperta. Ho chiesto un'ultima parola proprio su questo titolo immagine a Don Michelangel, Nicoletta, Don Daniele e Renato. Più si è aperti alla ricchezza delle tante vocazioni delle persone che insieme condividono la stessa missione e passione educativa di Don Bosco, più le nostre comuni radici diventano robuste e più si aprono insieme strade di futuro.
è nella comunione tra le vocazioni che il respiro universale che ha il carisma di Don Bosco che riusciamo a essere e a dare il meglio di noi stessi nella Chiesa, tra i giovani e per il mondo. Il territorio è il luogo dove i nostri giovani e le loro famiglie vivono e crescono. Le istituzioni sono coloro che dovrebbero occuparsi di loro. La presenza salesiana in un territorio funziona da mediatore, apre una porta su un canale che mette in contatto i bisogni dei nostri ragazzi con le istituzioni, i bisogni emergenti con le associazioni e gli organismi che possono occuparsi di loro. E quindi protocolli d'intesa, tavoli di lavoro, accordi, convenzioni non sono altro che degli strumenti che abbiamo a disposizione per rimettere i nostri giovani al centro delle politiche sociali, familiari e territoriali. Fin dalla nascita il Borgo Ragazzi Don Bosco è stata davvero una porta aperta della Chiesa su tutta la città di Roma e su tutte le situazioni di necessità dei giovani poveri di Roma, degli sciuscià, degli orfani di guerra. E la Chiesa di Roma ha proprio dato tanta attenzione, a partire da Monsignor Giovanni Battista Montini, poi Paolo VI, oggi Santo, ha tanta attenzione a che questa rimanesse una porta aperta, una porta sicura, una accogliente, una famiglia per tanti giovani. E penso che ogni nostra comunità, noi salesiani, se rimarremo questa porta aperta, per tutti i giovani in difficoltà saremo davvero un segno grande e potente di una Chiesa giovane che parla, dialoga, accoglie i bisogni dei giovani. Per me Don Bosco non è mai stato prima un dono così grande per il mondo e per i giovani di quanto lo sia oggi. Anzitutto perché non c'è mai stato un numero così grande di giovani nel mondo. La maggior parte di loro, così simili come condizione a quei più poveri, a cui Don Bosco ha dedicato tutto se stesso. Se siamo capaci di sintonizzarci, di lavorare, sognare insieme, come persone che si riconoscono nel dono e carisma di Don Bosco, educatore e pastore, non solo troveremo porte aperte in così tanti contesti umani diversi, a tutte le latitudini, ma potremo essere noi ad aprire le porte del futuro a tantissimi giovani che cercano chi crede in loro ed è disposto a camminare al loro fianco. Oggi, più ancora che in passato.